Ripartiamo da un filmato della Guardia di Finanza che risale al 2011. Questo filmato. Siamo in località tranquilla, frazione di San Calogero. Qui esiste una discarica che, scrive il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Parentela, non è stata mai bonificata. Lì continuano a rimanere sepolte 130.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalle centrali termoelettriche a carbone Enel di Brindisi, Priolo Gargallo e Termini Imerese, rifiuti ritenuti fortemente inquinanti e pericolosi in quanto di derivazione industriale. Si tenga presente, scrive Parentela, che lo smaltimento, per via della presenza di due corsi d'acqua, potrebbe avere ripercussioni molto pesanti sull'ambiente. E poi scrive ancora Paolo Parentela ai ministri dell'Ambiente e della Salute Galletti e Lorenzin: la mega discarica di San Calogero, ritenuta dagli esperti come la più pericolosa d'Europa, è al centro di un giro d'affari di assoluto rilievo, oltre 18 milioni di euro, che sarebbero stati spesi per lo smaltimento dei fanghi nella vecchia fabbrica di Laterizi, come emerso all'epoca dell'inchiesta. Buongiorno, onorevole Parentela da Montecitorio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E allora, Paolo, ci troviamo di fronte ad uno scandalo che ha portato sul registro degli indagati e poi a processo 14 imputati per quella che tu descrivi ai ministri dell'Ambiente e della Salute come la discarica, la mega discarica più pericolosa d'Europa. Il processo si prescrive, il reato contestato si prescrive, manca addirittura un giudice che, voglio dire, dichiari l'intervenuta prescrizione, tanto lenta la giustizia in Italia, e nel frattempo questa bomba ecologica che resta innescata nelle viscere della terra non viene neppure bonificata. Basta un'interrogazione parlamentare? No, non assolutamente. Io ho cercato di portare all'attenzione del governo l'ennesimo scandalo calabrese, l'ennesima bomba ecologica che abbiamo purtroppo nella nostra regione. È chiaro, io ho chiesto un intervento immediato da parte del governo per fare luce su questa vicenda, visto che la magistratura purtroppo non è riuscita a condannare per disastro ambientale i 14 imputati, e ho chiesto un intervento soprattutto per tutelare in ogni modo possibile la salute dei cittadini, perché purtroppo sono sempre i cittadini a dover pagare i disastri ambientali causati appunto dalle grandi multinazionali. In questo caso parliamo dell'Enel. E ovviamente ho chiesto subito un intervento da parte del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente per fare le opportune verifiche, per la messa in sicurezza e poi per l'immediata bonifica. Parliamo di rifiuti pericolosissimi, sono stati ritrovati nell'ambito dell'inchiesta, anche grazie alla consulenza dell'ASPA Cal di Cosenza, varie tipologie di rifiuti speciali. Appunto parliamo di metalli pesanti, solfuri, cloruri, nickel, selenio, vanadio, insomma parliamo di sostanze tossiche per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre parliamo appunto di una località che doveva essere tranquilla, ma stiamo parlando appunto di una discarica forse la più pericolosa d'Europa, e purtroppo il governo nazionale, ma anche il governo regionale, nulla sta facendo in merito alle varie discariche che abbiamo in Calabria, quelle abusive che sono appunto sanzionate dalla Corte di Giustizia europea, ma anche vari disastri ambientali che non sono neanche riconosciuti nel piano rifiuti della Calabria appunto come tali. Mi riferisco appunto alla discarica di San Calogero, mi riferisco anche alla discarica di Motta San Giovanni, che è molto simile alla questione di San Calogero. E lì è stata trovata una cava abusiva dove sono stati sversati a quanto pare altri rifiuti che provenivano appunto dalle centrali di Brindisi, e mi riferisco anche alla famosa discarica del fiume Oliva, su cui ancora non è partito né una messa in sicurezza e nemmeno una bonifica, e anche lì la magistratura non è riuscita a individuare i colpevoli, anche lì sono riusciti a farla franca con questa maledetta prescrizione. Io ci tengo a precisare che noi siamo per abolire la prescrizione, aboliremo la prescrizione se riusciremo ad andare al governo, non è più possibile accettare la prescrizione soprattutto sui disastri ambientali, perché i disastri ambientali rimarranno sempre e i colpevoli la fanno sempre franca, non è più possibile accettare questo. Inoltre
Volevo anche ricordare il nostro impegno in Parlamento, perché noi siamo riusciti ad approvare un'importante legge sugli ecoreati che raddoppia il tempo della prescrizione, raddoppia ovviamente anche le pene, e inoltre in Parlamento europeo proprio in questi giorni siamo riusciti a modificare la direttiva europea, mi riferisco al principio di chi inquina paga, migliorando appunto questi principi, prevedendo inoltre delle novità importanti che si riferiscono soprattutto all'aria. Quindi è una matrice ambientale importantissima che causa diverse morti, soprattutto a causa dello smog, ma anche un fondo speciale che appunto permette alle industrie di sottoscrivere obbligatoriamente un'assicurazione obbligatoria appunto qualora il privato sia insolvibile. Quindi entra in azione questo fondo che opererebbe appunto per riuscire a pagare i danni causati appunto dalle aziende che sono ritenute appunto inquinanti. La politica deve fare qualcosa, non può rimanere indifferente, non può girarsi dall'altra parte. Io rivolgo un appello al governo centrale, ma soprattutto al governo regionale, affinché partano le bonifiche, perché non è partita nemmeno una, nemmeno quella di Crotone, che è la più importante, parliamo dell'area SIN, neanche lì ancora purtroppo si è fatto qualcosa. Grazie all'onorevole Paolo Parentela, buona battaglia grazie in Parlamento. Grazie a voi, grazie. Grazie all'onorevole Parentela, chiudiamo mostrandovi le...